Media e Tech, a cura di Roberto Scaglione. E bentrovati da Roberto Scaglione a questa prima edizione del 2022 del nostro notiziario dedicato al mondo dei media e della tecnologia. Auguri da tutta la nostra redazione. Nasce il fondo per la lotta al cyberbullismo, lo prevede uno degli emendamenti alla manovra su cui è stato siglato l'accordo tra maggioranza e governo, stanziamento che si limita al 2022 ed è pari a 2 milioni di euro. È un'ottima notizia, dice la Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Alicia Ronzulli. In questo modo sarà possibile affrontare un fenomeno che purtroppo coinvolge migliaia di minori che sono quotidianamente vessati dai coetanei, vista la pervasività del web, anche tra le mura domestiche, dove invece dovrebbero sentirsi maggiormente protetti. La prima arma contro il cyberbullismo è la prevenzione, e perché questa abbia effetto è fondamentale che, proprio come si propone l'istituzione di questo fondo, genitori, insegnanti e associazioni siano adeguatamente formati e quindi in grado di riconoscere questa grave forma di abuso sui minori. E l'ultimo film Spider-Man No Way Home è certamente il film del momento, con un successo che però è stato colto anche dai criminali informatici, che hanno avviato una serie di attività per ingannare gli utenti del web sfruttando proprio il clamore dietro l'opera di John Batts. Le analisi della compagnia di sicurezza informatica Kaspersky indicano infatti un aumento considerevole di email di phishing proprio a tema Spider-Man. La tecnica viene utilizzata dagli hacker per incentivare l'apertura di file o di siti web indicati in un messaggio di posta elettronica, cercando di infettare computer e smartphone delle vittime, violarne l'accesso ed eventualmente rubarne i contenuti anche a scopo di ricatto. I ricercatori hanno scovato numerose pagine realizzate per sottrarre i dati bancari dei fan di Spider-Man No Way Home. L'amo per l'inganno è la possibilità di godersi il film in prima visione da casa propria in streaming. Per farlo gli utenti vengono spinti a registrare i loro dati personali, compresi quelli della carta di credito, sulla pagina web fasulla. E oltre allo streaming, i criminali hanno creato anche siti da cui promettono di poter scaricare il film. Kaspersky ha però scoperto che i programmi utilizzati per prelevare il presunto film contengono virus di tipo Trojan che, appropriandosi dei diritti di amministratore del dispositivo infettato, possono eseguire azioni non autorizzate sullo stesso. L'invito, come sempre in questi casi, è di porre molta attenzione alle email che si ricevono. Sarebbe sempre opportuno evitare l'inserimento di informazioni sensibili online su siti poco conosciuti, controllando che la barra degli indirizzi contenga all'inizio un lucchetto che ne verifica in parte l'autenticità. Attenzione inoltre tra i file scaricati, un formato EXE o MSI non è mai associato a un video. E l'aggiornamento che doveva bloccare la vulnerabilità informatica di Log4Shell, su cui nei giorni scorsi è stato lanciato un allarme anche dall'Agenzia Italiana per la Cybersicurezza, di cui vi abbiamo dato conto nei nostri notiziari, è vittima a sua volta di una falla che gli hacker stanno già sfruttando. Lo dicono ricercatori di Praetorian, che hanno rilasciato anche un video per dimostrarlo. E il problema è duplice, perché il primo permette su alcune configurazioni l'esecuzione di un attacco in stile DDoS, ovvero un tipo di minaccia in grado di bloccare un intero sito web o un sistema. Il secondo è ancora più serio, perché facilita il prelievo dei dati contenuti su un server vulnerabile senza alcun permesso e senza lasciare traccia. Sarebbe questo il motivo secondo cui la Apache Software Foundation, che gestisce il codice della libreria informatica interessata dal bug Log4Shell, ha rilasciato già a distanza di pochi giorni un ennesimo aggiornamento Java, Log4j, il 2.16.0, che sembra essere esente dall'ulteriore problematica. Gli specialisti di Praetorian e della compagnia di sicurezza Cloudflare hanno spiegato che gli amministratori di sistema e server devono aggiornare dal pacchetto precedente, il 2.15.0, per essere sicuri di proteggersi dall'eventuale intrusione di terzi nelle loro reti. Log4j è uno strumento di monitoraggio che crea file di registro dei server, incluso su molti servizi di caratura globale come Amazon e Twitter. Il 10 dicembre era emersa la possibilità di sfruttare un bug nel codice per indurre una macchina a eseguire comandi non autorizzati, anche per infettare l'intera rete locale a cui è collegata, e la Apache Foundation aveva rilasciato subito dopo la notizia una versione correttiva, superata appunto poi da quella più recente di cui vi abbiamo parlato. Ancora auguri dalla nostra redazione, buon 2022. Per questa edizione è tutto, da Roberto Scaglione, appuntamento alla prossima. Radio.
radiodiffusione europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radiodiffusione europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service DJ set per manifestazioni. Infoline 345 9945 637. Radiodiffusione europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.